Achille, oggi questa azione è stata sveglia, gol, assist, davvero non una sorpresa, una conferma per questo cittadino c'è, anche vedere la produttività che faccio per la posizione delle spalle centrali. Ma fortunatamente è arrivato gol, l'assist per Andrea. La cosa che ci fa molto piacere è che abbiamo vinto la partita, che erano i tre punti quella che contavano, e così è stata. Ormai anche da centrale di centrocampo, hai fatto anche oggi una grandissima partita, dove giochi gli altri 17. Ma devo ringraziare i compagni se riesco a fare queste prestazioni. Qualcuno in particolare che ti fa qualche gesto? Sì, Andrea. Mi deve ringraziare pure lei a me oggi. Appunto, grazie. Appunto per il gol, qualche dedica, a parte Andrea ovviamente. Sì, lo dedico a mia madre che ha detto dedicami un gol oggi. Ho detto va bene. Oggi il 10° vittoria di fila. È finalmente primato, ecco, siccome c'è stata la sconfitta di Sant'Agnello, primato con Misano. Sì, fortunatamente il Montesaschio ci ha aiutato in questa giornata, però dobbiamo restare coi piedi per terra perché ci sono molte altre partite, questo campionato è lungo e faticoso e adesso, come si dice, viene il bello. Quali sono state le sensazioni in campo quando avete comunque immagino appreso della notizia del vantaggio del Montesaschio? Sì, sicuramente è stata una grande gioia perché non ce l'aspettavamo, però è arrivata questa notizia e abbiamo fatto altri due gol, ci ha aiutato ancora di più. Diciamo che la prima volta che siete primi da soli in campionato, adesso siamo in un momento topico, nel momento fondamentale della stagione, sentite la tensione che sale e questa come va domanda, diciamo, in quest'ultimo periodo? No, noi dobbiamo affrontare partita per partita come stiamo facendo, senza pressioni, senza tensione. Poi ad aprile si tirano le somme.